Allora, Ciccino, ti è passata la febbriciattola, eh? Dio, boh, non vada a questa roba. Cazzo, con quest'umido. Con quest'umido non tira colla, non tira nulla. Madonna buona. Tra qui non c'è spazio nemmeno per bestemmiare. E io invece lo spazio per bestemmiare lo voglio. Quello per bestemmiare lo voglio. Non me ne frega nulla, anche se quella testa di cazzo su Facebook mi ha detto che sono qui, che sono là, ma di tutti i colori. Io bestemmio quanto cazzo mi pare. Bestemmia gratuita lo dice lei. Se ho tirato un moccolo ci sarà stato un motivo, no? Tanto semplice. Che? No, questa è la forma. È la forma della viola a gamba. Dio, mo. Questa è la forma della viola a gamba. No, non è, no. Allora, ascoltami, tu lo sai come lavoro io. La questione di... poi dopo ci appoggio adesso, va. Questo qui, al collo, la seguo. La seguo e poi dopo ci fa il coso per i socchietti. No, il disegno lo, tu lo sa, me lavoro, io ovviamente fa finire il piano. Il disegno l'ho fatto a mano. L'ho fatto a mano partendo da un... Ma a me mi piace tanto, siccome mi piaceva tanto la viola da gamba di Gasparo da Salò, che c'hai detto di farlo, tengo subito, eh. Preciso. Quella che gli ha restaurato era stata alluvionata, no? E che qui la colla la non tira, se no era proprio per segarla, invece lì ancora... O bello colla anche il fondo. Fondo piatto. Piatto, sì. No, queste sono alla fine, gli ho sudato le ultime mani. Bene fatto montatura tutto, tra poco si vanno via. Allora, l'F, guarda che F che questa è. Questo è un capolavoro. No, allora, io c'è il libro dove ti spiega che gli ha fatto il suo restauro. E l'è bella, lo sa perché l'è bella? Perché l'è semplice. Io non lo so se Gasparo da Salò se l'è tirata fuori dal capo o se l'è da un... Però per essere una cosa della seconda metà del Cinquecento, l'è un oggetto che... La sembra talmente moderna, la sembra di 700. È veramente un capolavoro assoluto, secondo me. Ma poi elegante, sobria, perché i toscani come caratteristica hanno la sobrietà. Alle volte proprio anche forzata. Questo è l'F, va. È bellissimo. È fatto a mano, vedrai. Se ti ispiri a un modello Gasparo da Salò ci devi mettere di tuo, infatti l'ho fatto più largo sotto, l'ho fatto più stretto sopra, perché non si sa, bisogna vedere un pochino. Ho fatto l'effero leggermente modificata, giustamente perché ci voglio mettere la mia firma dentro. Per esempio il fondo, l'ho bello incollato là, il fondo sono due pezzi di legno incollati, mentre Gasparo da Salò ci ha fatto proprio la piega, il fondo è in quattro pezzi Gasparo da Salò. Io invece lo faccio senza piega, capito? Come è la mia teoria, come fa contrabbassi, no, io non mi dispiace, ma la piega in qualsiasi maniera, sì, in alto è più stretto, c'è... Diciamo fare, vai. E quando tu lo vedrai, quando sarà finito tu lo vedrai, tanto mi fai cattivare troppo, poi dopo tu pigli mandi su internet, la gente dà un po' a dura fatica, Dio buono, tra la roba pappa scodellata.